Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Wrench per vedere un attimino come andare avanti e se riesco a spiegarvi qualcosa in più, volentieri. Il gioco si sta rivelando davvero incredibile per la quantità di oggetti. Ho preso anche la Impact Wrench per svitare le gomme e questa è proprio fissa, a potenza fissa, 230 Nm. È la classica che si collega al compressore per svitare le gomme, ma la cosa più incredibile è il Castrol Pod, iPod si chiama. Praticamente cos'è? È un dispenser, io credo che una volta che finiscano le quattro taniche bisogna ricomprarlo, costa $3,000, è bellissimo e per capirne il funzionamento sono andato su YouTube a vedere come funziona, perché esiste davvero ed è esattamente così. Cosa fate? Dovete riempire di 4 litri una coppa dell'olio, premete il tastino, riempite a 4 litri la... guardate che bello il liquido che va a riempirsi, lo riempite a 4 e poi potete staccare la tanica sotto, tac, la staccate e tirando la levetta vedete esce. Io presumo che quest'olio qui viene riassorbito e ributtato dentro qua, credo, o è solo una raccolta d'olio, non lo so, però vabbè, se c'è qualcuno di meccanico, insomma qualche iscritto meccanico me lo saprà dire. Cosa facciamo? Potremmo fare una missione semplicissima di sostituire quattro gomme, ma in realtà voglio fare qualcosa di un pochino più complicato. Difficoltà sempre 1, io ho fatto difficoltà 4, diventano abbastanza lunghe. Iniziamo con il cambio dell'olio della trasmissione, quindi in sintesi andiamo a svuotare l'olio del cambio. Ora lo solleviamo, andiamo a togliere, beh credo che non serva, ma no, beh togliamo anche queste parti qui che ci sono un po' di troppo, buttiamo lì e poi andiamo a svuotare anche l'altra, a svitare anche l'altra. Sì, tanto riusciamo a toglierla lo stesso anche se c'era sotto il cavalletto. Spero non ci siano problemi a riapplicarla. Anche se, vabbè, non serviva. In sintesi, qui le viti da svitare sono 2. Questa e questa. In ogni caso, possiamo andare a vedere, nel caso in cui avessimo qualche dubbio, come andare a fare questa operazione. Sul chassis and drivetrain c'è il come funziona: acquistare 2 bottiglie di Castrol Syntax Gear Oil, rimuovere il plug sotto la trasmissione, rimuovere il fill così da velocizzare la fuoriuscita di olio dei freni, olio della trasmissione. Quando tutti i liquidi sono stati svuotati, reinstallare il drain plug sul fondo della trasmissione, 30 newton metri. Allora prendi la fine della trasmissione e inserisci insomma l'olio, pompa all'interno per trasferire i liquidi. Quando la pompa si muove velocemente vuol dire che con meno resistenza, vuol dire che la bottiglia è vuota. Ripeti il processo con la seconda bottiglia, 2 bottiglie piene sono richieste per riempire totalmente la trasmissione. Se qualche fluido è stato fatto uscire, è raccomandabile acquistare una terza bottiglia per compensare. La trasmissione può essere overfillata, praticamente se non può essere, diciamo, sovralimentata se c'è più liquido. E il liquido fuoriesce, quindi qui non abbiamo rischi di intasare nulla come l'olio del motore se ne mettiamo troppo, ad esempio. In sintesi dobbiamo usare queste, no, ho detto balle, questa qui è per il cambio dell'olio dei freni, quindi niente, andiamo a comprarci quello che il gioco ci sta chiedendo, quindi andiamo al catalog, andiamo al miscellaneous e dobbiamo comprare il gear oil 1 e 2 Castrol Syntax, ok, acquista. Intanto ci prendiamo il nostro oil pan per andare a svuotare la nostra scatola del cambio, che mettiamo qui,
che poi non è vero perché va messa qui. Comunque adesso poi andremo ad alzarla a livello giusto. Intanto è già arrivato il pacco. Apriamolo. Eccolo qua, con la sua pompetta. Adesso dobbiamo iniziare a svuotare il residuo, insomma. Quindi qui abbiamo 30 e qua abbiamo 30. Quindi prendiamo il nostro strumento. Credo che questo non vada bene perché è troppo. No, 30 ce la fa. Quindi svita. Svitiamo questo. Sì, basta cliccare una volta e fa da solo. Ok, esce. Olio della transmission. Prendi questo, mettilo lì. E per velocizzare la cosa andiamo a svitare anche questo. Così gli fa un passaggio d'aria e fa meno effetto sottovuoto. Vedete che infatti è aumentato il livello. Non appena finisce, andiamo a chiudere questo e pompiamo all'interno il liquido che ci serve. No, non pompare! No! Diciamo così, va, sono stato un babbano perché ho cliccato sulla pompetta, ma mi è successo anche la prima volta che ho fatto la cosa. Quindi, ne vediamo un altro. Tanto soldi ne abbiamo, appena speso 3.000, ho raggiunto quasi gli 11.000, ho comprato quell'affare lì. Il classico acquisto compulsivo, era l'ultimo lama che avevano e l'ho preso. Tipo una roba del meme che gira, se lo conoscete. Comunque abbiamo spurgato tutto, tecnicamente. Ho avuto qualche problemino l'ultima volta ad avvitare la vite dell'olio, di qua. Vediamo se riesco a metterla, perché me la mette regolarmente a lato, ma non me la mette lì. E quindi devo provare a cambiare. Ok, questa sì, probabilmente sono viti diverse. Anche se mi sembrano uguali, comunque vabbè. Andiamo ad avvitarla. Stringo finché diventa rosso, poi verde. Bon, dovremmo averla stretta abbastanza. Ora prendiamo il. Vedete che questo l'ho usato, c'è cioè un dettaglio incredibile sto gioco, veramente incredibile. Allora, poi vabbè, soprassiede su alcune cose, tipo la lunghezza del tubo qua dovrebbe collegarsi in automatico. Ok, inizio. Vedete che pompa su. Tra un po' diventerà più leggero. Vedete? E qua ha finito perché l'olio non, di olio non ce n'è più. Quindi prendo questa, la porto via. Mamma mia, ammazza che tubo! Tacca, stacca, stacca. Ok, la prima è andata. Mettiamo la seconda, che non è uscita, quindi tecnicamente non dovrebbe dare problemi. Qua è sempre un po' un problema come mai sa marcare beccare il punto giusto in cui si aggancia. Dovrebbe agganciarsi, mannaggia, eccolo lì, qui, e inizia, vai. Sì, che poi spostate la testa e si sente. Va via il suono del pompaggio. Comunque. Ok, qua abbiamo finito. Gli mettiamo anche. Beh, Dio, la terza dice che non può essere overfillato. Quindi sperimentiamo questa cosa. C'è ancora l'olio dentro il tubo, ma è un po' un problema beccare la parte giusta. Non me lo prende più adesso. Spostiamo, avviciniamo la bottiglia qui e mandiamola su. Beh, ma credo ci siamo comunque perché non mi dà più il punto. Quindi direi che ce ne freghiamo, richiudiamo e la facciamo finita. Ok, riavvita. Ok, mi ha fatto lo scattino, ma onestamente non mi fido. Voglio rifarlo perché non ho visto l'indicatore. Quindi risvito. Voglio vedere. Eh
Sarà davvero un bel problema capire quanto è abitata, perché non si vede il simbolino. No, non voglio l'impact wrench. 30. Allora, fatemela rimettere. Questa. Ok. Vediamo. Ma mi sa di no. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto. Dovremmo aver fatto tutto. Quindi questo è l'inserimento, il cambio dell'olio della trasmissione. Ora rimettiamo il copri paramotore sotto. Rimettiamolo anche da questa parte. Ok. 1, 2 e il terzo qua. Perfetto. Quindi tecnicamente abbiamo finito. Abbiamo lasciato sotto questa. Sì, non serve abbassarla, ma vabbè. Questo è quanto, quindi quanto diceva il manuale. E quindi tecnicamente possiamo chiudere il lavoro. Ed è infatti tutto completo in soli 9 minuti. Abbiamo fatto l'avvitamento ottimale, anche un po' alla cieca, perché l'altra non si vedeva. Abbiamo guadagnato qualcosina, non è la prima volta che la facevo, quindi. E qui ci dice qualora abbiamo sbloccato nuovi oggetti. Ora, le missioni. Io ormai le ho aggiunte quelle di tier 3, quindi non mi capita più quella dell'olio, il cambio dell'olio, che è una delle cose più complicate all'inizio, perlomeno se non sapete cosa fare, ma soprattutto se vedete questa missione qui, io l'ho già completata una volta, ma senza successo, perché si divide in due modi la missione, cioè di due tipi. La sostituzione completa di tutti i freni e solo della parte frontale, e non ho sostituito delle parti perché la guida non era molto chiara, ma questo ci guarderemo prossimamente. Bisogna sostituire tutto quello che riguarda i freni nella parte frontale, e quindi avevo fatto solo 4 punti su 12 in totale, quindi non avevo sostituito un hardware diciamo dei freni. Ma questa è un'altra storia, questo è un breve video, insomma, per anche tastare nuovamente l'interesse che avete verso il tutorial. Vi faccio vedere solo un'ultima chicca. Io ho messo questo tavolo qui che ho messo forse un po' troppo alto, perché potete addirittura smontare le marmitte, togliergli i filtri, cambiare i filtri e riavvitare i cappucci, diciamo, della marmitta. E mi serve un tavolo e l'ho messo qui. Ma la figata è che voi, nel momento in cui bloccate tutte e quattro le ruote, questa barra qui che vi permette di spostare il tavolo, vedete, io adesso la blocco, sono già tutte bloccate le altre, la barra non è più cliccabile, quindi il tavolo è qui, non si può più spostare in nessun modo. È uno spettacolo. Ne ho comprati due ed è una figata che io apprezzo sempre nei giochi, il fatto di poter appoggiare le cose e disporle come voglio. Quando potrò avere finalmente gli scaffali per farmi un magazzino, mi farò le parte olio, parte tutto, in modo da non comprare tutto. Ne ho comprati due ed ho detto che costano $500 l'uno, quindi ci ho speso un po'. C'è ancora questo filtro qui buono che avevo preso per un cambio olio che poi è rimasto qua. Altre cose da dire, ho sbloccato questo Hoover qui che mi permette di aspirare tutte le cose che trovo in giro, che magari sono da buttare, o le viti in giro, me le ritrovo in tasca, quindi in questo caso sono viti che mi ero trovato in ordine per sbaglio, quindi vado e le posso buttare. Quindi una, due, Z e poi Q e butto via. È finito. Questa l'ho buttata, questa aspirapolvere qui la metto via. Questa non mi ricordo se è piena o vuota, ma l'ho usata una volta sola, quindi potrebbe servirmi di nuovo. E fatemi sapere se vi interessa ancora, magari andremo a vedere anche il cambio delle gomme, che è molto interessante anch'esso. Ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere per quanto riguarda i tutorial su Wrench.
alla prossima e ciao ciao.